Buonasera a tutti, io credo che sia venuto il momento di dare il giusto riconoscimento per il lavoro svolto e anche il degno ringraziamento a Carla per me. Penso che a nome della Proloco, a nome dell'amministrazione, io forse sono una persona meno indegna per dirlo, meno degna, ma credo che anche Galliera ti sia riconosciuta. Quindi questa tua Galliera ti sia tutta riconoscente, non solo Galliera ma anche chi viene da fuori paese. Quindi l'amore che hai per il tuo lavoro e l'amore che hai per la tua passione sono sotto gli occhi di tutti. Esatto. E quindi resta qui, ti sei privata di un'opera d'arte personale, l'hai regalata a Galliera e di questa noi ti siamo grati. Ci tengo a raccontare un aneddoto perché io non sono un avvoltoio, non sono uno che prende d'assalto le occasioni. Passavo di qua 10 giorni fa in cerca dei gnomi che lavorano qua nel parco. Trovando Carla mi dice, ma lei è l'assessore, guarda, se preferisci mi chiami per nome perché la formalità va bene, ma quando serve, cioè se non serve, gradirei mi chiamasse Mariano. E ma di Galliera, sì sono di Galliera, però se vi dico chi è mia madre forse e siamo anche quasi parenti da qualche parte. E quindi Carla mi ha chiesto, quindi io ben volentieri l'ho fatto, di scrivere un pensiero mio personale su quello che per me quest'opera rappresenta, quindi ti sono grato dell'opportunità che mi hai dato.